La collega Ida Falisi, ciao Ida, buonasera. Ciao, buonasera. Portale della città che tu Napoli, curi. Città sociale. Ecco, sì, personalmente dà molte opportunità anche ai ragazzi della nostra città. Opportunità ai giovani per scoprire tutte le occasioni anche gratuite che ci sono per vivere la città al meglio, quindi anche mostre. Ce la dai Ida subito un'occasione gratuita? Un'occasione gratuita ci sarà nei prossimi giorni, ci sarà il Festival del Cinema dei Diritti Umani dove si parlerà di sociale, ma ci saranno anche proiezioni di film molto interessanti per i giovani che la nostra redazione seguirà. Tra l'altro la vorrei salutare perché c'è la redazione di Napoli Città. Ci sono i nostri fotografi. Ida, un'altra occasione gratuita è venire al San Nazaro il lunedì, perché qui è tutto gratis. Io vi ringrazio tantissimo, anche perché noi intendiamo il sociale in senso lato, come società, quindi come vivere bene la nostra società napoletana. E abbiamo anche la squadra Afro Napoli che seguiamo. Vieni qua, vieni qua, che lui è un simpaticone. Come stai? Afro Napoli, perché voi siete calati completamente nella realtà napoletana, è così, Omar? Certo, veramente. Che tu in che ruolo giochi, Omar? Attaccato? No, portiere. Ah, portiere? Sì. Che allora vacci tu a giocare al campionato. Ecco. Fammi sto favore. Va bene. Allora, sono un tifoso di Napoli anche. Ah, sì, bello. C'è un'integrazione molto bella tra i napoletani e voi africani, così? Sì, molto bello, perché dopo un lungo tempo di mediatori linguistico-culturali che abbiamo qui in Napoli, abbiamo creato questa squadra che ci sono ragazzi africani, napoletani, anche alcuni di ragazzi di sudamericani. Allora non solo una partita di calcio, ma anche dare ragazzi un'opportunità di avvicinare con società italiana. Bravissimo, bocca al lupo Omar. Per questa una cosa importante per noi di stare anche qua a dirti grazie di questo invito, che noi mediatori siamo impegnati di lavorare molto. Io poco fa mi hanno telefonato che ci sono alcuni giocatori di Libia che sono entrati qui in Napoli, che vogliono entrare di bellissimo, questa è molto bella squadra. Questa per questo noi siamo sempre impegnati anche di chiedere aiuto a qualcuno che deve dare questi ragazzi in mano, perché hanno migliaia di difficoltà e noi stiamo cercando di darle voce, di darle ridere veramente. E allora lunedì mi torni a trovare? Grazie Omar Diaye, grazie alla collega Ida Palisi.